Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Gema Gamer. Oggi siamo qui in un nuovo video sul nostro caro For Honor. Come state vedendo da questa schermata, siamo su duello con il razziatore, perché ragazzi ho deciso di mainare anche questo PG. Quest'oggi faremo questo, faremo un duello e vediamo due mischie, perché mi è stato chiesto nei commenti di fare più mischie che duello, perché alquanto è più interessante ovviamente scontrarsi con due persone anziché con una. Comunque, il razziatore è una classe che non so, mi sa, non ho mai portato qui sul canale. Non ha granché di combo, ragazzi, infatti vedrete che si sviluppa soprattutto con attacchi fintati, come state vedendo. Vedete, questo in alto stordente, guardate, è anche facile da parryare. Al muro non ha molto di garantito, infatti mi scuso se sbaglio qualcosa, ma sto ancora imparando adesso a padroneggiarlo, perché a differenza del centurione ha meno cose garantite, ragazzi. Quindi se lo buttate contro un muro dovete stare alla giusta distanza. E questa è una tipica combo, come avete visto, perché si gioca con il razziatore con la testa, perché bisogna far rincoglionire, in poche parole, il vostro avversario con le finte, cambiando il colpo pesante in colpo stordente e poi facendo la mossa, diciamo, imparabile, ovvero l'R1 e l'R2, come avete visto prima, che può essere trasformato in R1 in alto. Però sta a voi capire se il colpo entrerà o meno. A volte va anche di fortuna, perché se il colpo entra toglie molti danni. Poi se lo buttate contro al muro e lo spingete contro il muro, gli date una ginocchiata che gli fa un po' di danni e avete un colpo leggero garantito. Io di solito lo do in alto. E a volte provo anche a farne più di uno e devo dire che in base all'avversario mi entra. Qui ho sbagliato, potevo fare R2. Perché se spingete contro il muro ed è lontano, vi entra l'R2. Vedete, ora lui è senza stamina e noi ne approfittiamo. Guardate, uno, due. E vedete, questo me l'ha parato, io ho provato a farlo, ma mi complimento con lui, però questo l'ha sbagliato a fare, perché adesso si prende un bel colpettino easy. Io ho sbagliato anche io. Non riesco nemmeno tanto bene a spiegarvelo, anche perché a breve, anche a momenti, dovrebbe uscire anche la patch 1.09, sicuramente succederà, se non succederà in live lo vedrete dopo, perché a momenti parte l'aggiornamento. Quindi al massimo il secondo match lo comincerò un po' più in là. Lo registrerò un po' più a distanza di qualche minuto, giusto il tempo dell'installazione. Comunque abbiamo vinto i primi due round. Ci apprestiamo a fare l'ultimo se vinciamo. Come avete visto è molto particolare come personaggio, però lo sto adorando davvero, anche se molti dicono che è un po' stronzo, diciamo, come PG, però raga, io lo sto utilizzando e sto trovando di molte difficoltà rispetto al centurione per vincere un match, perché, come detto prima, lo ribadisco, non avete un cavolo di nulla garantito se non sapete utilizzarlo. Perché molto varia dagli avversari, se sono assassini, se contro il conquistatore, per esempio, non avete nulla. Solo questi colpi contro il muro, vedete? Guardate, questo è il gioco di mente. Lui non sa se pararlo o meno. Alla fine decide di lasciare il joypad e abbiamo vinto qui. Allora, ragazzi, adesso ci catapultiamo in mischia. E se c'è l'aggiornamento, ovviamente io taglio tutto. Quindi ci si becca dopo. Ed eccoci qui nella nostra prima mischia. Abbiamo un Orochi e un Kensei contro. Vedete, un Kensei notorietà 9 e un Orochi notorietà 1. Vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Poi, comunque, fatemi sapere. Vedete questo. Se fate il parry alto, se parriate un leggero alto di un assassino, avete un pesante alto garantito. E adesso lo buttiamo giù, gli facciamo un doflori slava. E mentre se parate un leggero di qualsiasi eroe, avete un alto garantito, pesante. Quindi avete un top PV. Altrimenti, se parate un leggero alto di qualsiasi eroe, tranne gli assassini ovviamente, e tranne il conquistatore, avete un pesante laterale garantito. È un po' particolare perché, raga, è un personaggio difficile. Io lo sto utilizzando da circa una. Vedete, in alto non entra. Lo sto utilizzando da circa una settimana e l'ho portato a notorietà 1, quasi alla 2 adesso. Perché non ci sono arrivato alla 2, non l'ho controllato. Però doveva essere alla 2 forse. E quindi è un po' particolare per me.
passare dal centurione. Ovviamente ricordatevi che io vengo dal berserker. Ok, abbiamo l'alto garantito. Vediamo se non lo para. Ok, l'ha parato, raga. E questo ci ha fottuto tanta vita. Ok. Concentriamoci un po' sul game. Ottimo, raga. Questione di tempismo e l'abbiamo fatto fuori. Grandissimo. Ci sta, primo round andato. Non ricordo cosa stavo dicendo prima. Comunque, ragazzi, fatemi sapere qui sotto nei commenti se vi piace questo tipo di video. Se volete più mischio, più duelli, quali altri personaggi volete. Però, ovviamente, se fate una richiesta in particolare, io non so utilizzare quel personaggio. Datemi un po' di tempo, io non vi preoccupate, vi porto tutti i contenuti del caso. Perché per quei pochi che mi seguono, ragazzi, io farò tutto ciò che desiderano. Alto garantito. Ok. Sentiamo. Sentiamo. Non so perché, il terzo R2, vai. Ottimo, no, non è morto. A volte il terzo R1 non mi entra mai. Oh. Ok. Guardate quanto è stronzo sto Kensei. Ok. Ottimo, ragazzi. Poi dopo lo spezza guardia avete un attacco a zona garantito. A parte con gli assassini. Poi ovviamente se trovate l'assassino che non è capace di parriare o di evitarlo, ovviamente entra anche a lui. Dipende molto dai vostri avversari. Ecco perché dico, quando giocate contro qualcuno dovete studiare bene l'avversario. Se capite che non riesce a prendervi le finte, voi continuate a fintare, ovviamente non troppo. Però io posso dirvi una cosa, sto imparando da questo titolo che la via per vincere facilmente sono i parry. Se imparate a fare i parry, ragazzi, avete vita facile. Ora voi lo vedete, io sto giocando con un personaggio diverso e più o meno riesco a parryare quasi tutto, vedete? Qui ho un attacco garantito. La finta lui l'ha schivata e adesso muoio male. Però qui ha sbagliato. Adesso gli facciamo l'attacco a zona garantito. È morto, ok. Quando è a terra avete anche l'attacco a zona garantito. E a volte avete anche due attacchi pesanti. Però ragazzi, a me non esce mai questa cosa. Io provo a fare due attacchi pesanti quando l'avversario è a terra, ma non riesco mai a fare entrare il secondo. Ok. Il nostro avversario è senza stamina. Un po' stanco. Ok. Vinciamo anche questo, ragazzi. Facciamo un altro match. Ci vediamo dopo. Eccoci qui, ragazzi, nell'ultima mischia. L'aggiornamento non è stato fatto, quindi per fortuna è meglio così. Possiamo giocare tranquillamente. E siamo contro due avversari abbastanza tranquilli. Anche se mi sembrano gli stessi di prima, non vorrei sbagliarmi, però. Razziatore prima non c'era, vieni qua. Ok. Guardate, il razziatore fa proprio un lavoro di dovete proprio rincoglionirvi, sia per poterlo utilizzare che per poterlo contrastare. Infatti adesso riesco a contrastarlo un po' di più. Proprio perché lo sto utilizzando. Io muoio. Ok. Ok, ok, ok. A zona. Non mi è partito l'attacco a zona. Ok, raga. Buono. Grazie al nostro avversario che ha aspettato. Salutiamolo. Quanto odio gli Orochi, raga. Perché non hanno quel top light velocissimo. Non riuscite quasi mai a perriarlo. Però adesso ti prendi un bel R1 in testa. Poi molti abusano dell'attacco a zona con l'Orochi. Io confondo l'attacco a zona dell'Orochi con quello del guardiano. Ok. Bella, raga. Questa me la sono rischiata. È entrata proprio all'ultimo secondo, è entrata. Andiamo incontro. Ok, è cascato nella mia trappola.
Oh, questo l'ho preso. Voleva scappare. Ho sbagliato qui io, eh. Non era questa la combo che dovevo fare, però almeno ho dato un colpo. Guardate l'attacco alto dell'Orochi, non riesco mai a parriarlo. Questa volta anche mi ha alleato, per fortuna, con lo Shukoki fa qualcosa. Abbiamo vinto anche questo, ragazzi. Allora, se vinciamo l'ultimo questo round, finisce il video. Altrimenti si va oltranza un altro round. Terzo round. Proviamo a vincerlo. Forse ci vuole buttare giù. Me la rischio questa, eh. Su un ponte non si combatte quasi mai contro i razziatori. Ecco, vedete. Il suo intento è quello. Ok, vieni qua. No, sono senza stamina. Oh! No. Eh beh, questo round è molto più... è molto più in forma questo razziatore, vedo. Il mio alleato ovviamente è stato sconfitto. Speriamo che non mi vengano a gankare. Ok, l'ho fottuto. Forse ce la portiamo a casa. Ok. Ok, no. Ok. Buona, raga. Ok, colpo secco, abbiamo vinto. Ottimo. Mamma mia, ragazzi. Allora, ragazzi, dopo questa bellissima vittoria, io vi saluto. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se questo tipo di video vi è piaciuto, se volete altri tipi di personaggi o altri eroi. Mi raccomando, fatemi sapere tutto qui sotto nei commenti. Io proverò a soddisfarvi tutti. Lasciate un mi piace, condividete e iscrivetevi al canale. E ci vediamo al prossimo video. Un saluto da Gemma Gamer. Ciao. I'm